Allora, io direi ottimo, l'audio perfetto. Allora, io direi di iniziare. Buonasera a tutti, grazie per questa partecipazione importante. Siamo in un periodo particolare, siamo nel periodo estivo e magari forse più che ascoltare, no, questioni amministrative, magari si vuol parlare d'altro, però il fatto che l'amministrazione comunale di Latronico, guidata da Fausto De Maria, voglia continuare in questa campagna di ascolto, in questa campagna di confronto, lo diceva il vice sindaco Vincenzo Castellano, sono ben 12 gli incontri dall'inizio della legislatura, la legislatura è ancora molto giovane, quindi significa che c'è la volontà di non recidere quel filo che si è avviato nella campagna elettorale che ha portato a questa amministrazione. Sappiamo bene ovviamente che questa nuova amministrazione viene anche dalla passata legislatura e quindi c'è anche una continuità almeno nel suo vertice, poi ovviamente un po' come avviene dappertutto vi sono degli avvicendamenti per quanto riguarda poi gli interpreti sia nel Consiglio Comunale che nel governo cittadino. Come abbiamo fatto in altre circostanze, vi sarà un brevissimo saluto, un'introduzione davvero breve da parte del sindaco, poi in attesa che il clima si possa riscaldare e speriamo non surriscaldare, faremo magari delle domande agli altri amministratori e poi insomma apriremo appunto il confronto. L'idea è di terminare per le 20:30 per l'orario di cena. Allora, io innanzitutto presento gli amministratori, li conoscete, però siccome stiamo anche registrando questa conferenza e magari chi guarda da fuori Latronico, interessato ai problemi di Latronico, perché credo davvero ormai il territorio comprenda bene che i problemi di Latronico sono anche i problemi di Episcopia, sono anche i problemi di Lauria, sono anche i problemi di Maratea, soprattutto in un bacino come questo dedito un po' all'accoglienza, un po' al turismo, quindi c'è davvero bisogno di una conoscenza comune. Ieri sera proprio ad Episcopia si è parlato un po' di questo, no? di far sì che la storia che unisce questi nostri paesi possa essere un bene comune, possa essere messo a disposizione di tutto il territorio. In quel caso addirittura si parlava dal Tirreno allo Ionio, da Maratea a Policoro. Allora, il sindaco Fausto De Maria l'abbiamo già citato, il vice sindaco Vincenzo Castellano che ha anche le deleghe dell'ambiente, della raccolta dei rifiuti, delle politiche giovanili, dell'energia. Poi Jim Suanno che si scusa però ha avuto un imprevisto, lo dirà il sindaco, forse verrà alla fine, comunque sicuramente idealmente qui stasera con noi, sapete bene che Jim si occupa dei lavori pubblici e del patrimonio. Rosita La Banca invece alla delega del bilancio, del turismo e dello spettacolo. Poi Franca Gesualdi verrà a momenti e si occupa invece di politiche sociali e anche dell'attenzione verso gli animali. Questa è una delega molto particolare che credo faccia onore all'assessore ma anche alla stessa amministrazione, alla stessa città. Poi abbiamo la professoressa Pina Parisi che ha un incarico da parte del sindaco, di tutta l'amministrazione per quanto riguarda l'istruzione, mentre Adriano Iannibelli si dedica a tutto, ma in particolare allo sport. E poi c'è Gina Gioia come presidente del Consiglio Comunale. Allora io do subito il microfono al sindaco De Maria per una breve introduzione e poi avviamo il nostro confronto. Prego sindaco. Grazie Mario, buonasera a tutti. Prima cosa dobbiamo ringraziarti che è già il terzo anno che grazie a Mario Lamboglia come moderatore, perché ci aiuta pure a porre le domande e anche a far porre le domande, dare i giusti stimoli. E poi ti dobbiamo ringraziare per il ruolo che fai, voi sapete che Mario è il direttore dell'Eco di Basilicata, grazie a lui riusciamo già a mettere il territorio insieme perché leggiamo le notizie da Maratea fino ad arrivare a Policoro e quindi questo ci aiuta molto. Su questo tuo ruolo
veramente ti ringraziamo. Io direi, tanto per non essere molto generici, poi piano piano farei stesso tu le domande, come abbiamo fatto sempre, come Mario già ha detto, negli anni passati, siamo qui per raccogliere suggerimenti, per dare informazioni su quello che stiamo facendo e su quello che dovremmo fare e sulle cose che non abbiamo fatto anche. Però quest'anno rispetto agli anni passati c'è stata una cosa in più che abbiamo fatto. Invece di fare questo incontro solo in piazza, come abbiamo fatto tutti gli anni da 7 anni, quest'anno l'abbiamo fatto in altre frazioni e zone, diciamo oltre i 2 agromondi, abbiamo fatto nei piccoli nuclei urbani quasi una 20 di incontri, anche per rendere partecipi tutte le parti del territorio, perché queste parti di territorio si sentono stimolati, si sentono cercati soltanto nel momento di quando si vota, di quando si va a cercare il consenso. Invece è importante anche sentire e far capire loro che bisogna cercare il problema collettivo. Noi siamo andati lì nelle frazioni, abbiamo detto guardate, abbiamo messo anche dei fondi a disposizione con cui vorremmo fare degli interventi, ma invece di venirci a chiedere ognuno il fatto personale, perché ogni zona, ogni comunità cerca e si concentra sul problema più grande che possa condividere l'intero collettivo di quel rione, altrimenti noi come amministratori, come è sempre stato, veniamo tempestati ognuno dai problemi personali e pensa che il proprio problema è il problema di tutti, ma molte volte non è così. Dobbiamo cercare in questo momento di crisi di avere con poche risorse e fare pochi interventi, ma interventi giusti. Quindi io dico, le cose sono tante, cerchiamo adesso, stesso tu come sai fare, di stimolarle. Sì, allora io direi facciamo una rapida carrellata sugli amministratori e poi chiaramente apriamo il microfono per il pubblico. Partirei dal vice sindaco Vincenzo Castellano, che ha delle deleghe molto impegnative e chiaramente forse quella che insomma lo porta a, non dico ad arrabbiarsi quotidianamente, ma ad avere parecchie problematiche, è quella dell'ambiente e della gestione dei rifiuti. Noi siamo degli utenti, credo il 90% delle persone che sono qui in piazza sono degli utenti di Facebook e quindi hanno la possibilità di guardare da un lato l'attivismo del vice sindaco Castellano, dall'altro lato però anche tanti piccoli dettagli, no? Alcune volte anche qualche scempio e qualche atteggiamento sicuramente non civico, no? Non dettato dalla buona educazione. Tra l'altro mi pare che voi state facendo proprio una campagna a favore dell'educazione civica, ma poi ci ritorniamo. Allora, vice sindaco, partiamo, potremmo parlare di politiche giovanili, di energie, però rimaniamo sull'ambiente, che penso ambiente e gestione dei rifiuti credo sia insomma l'argomento un po' sulla bocca di tutti, insomma. Da lì si capisce, Vincenzo, correggimi, anche un po' l'operatività di un'amministrazione, cioè la capacità di reagire subito magari rispetto ad una difficoltà che vive l'esteso territorio di Latronico. Grazie Mario, sì, è corretto, il maggior grattacapo di un amministratore credo sia quello relativo all'ambiente, perché purtroppo dobbiamo dirci la verità, le nostre zone non sono completamente, diciamo, le persone non sono molto civili da questo punto di vista, non tutti, ma quelle persone che fanno tanti danni ne causano a tutta la comunità. Quindi in molti casi, come avrete visto su Facebook, sulle comunicazioni, ci è capitato di fare oltre 20 interventi straordinari di recupero rifiuti, ma non si trattava di rifiuti semplici, in alcuni casi abbiamo tirato fuori da un fosso un'auto intera, oppure dell'amianto, oppure dei rifiuti inimmaginabili. Mi hanno segnalato qualche giorno fa che in una frazione Contrada Cerri c'erano degli scarponi da sci. Cerri è una notoria stazione sciistica nazionale evidentemente, cioè anche per rendersi conto di come alla fine manca in alcuni casi l'informazione. Noi stiamo lavorando su questo anche partecipando a un bando, abbiamo partecipato a un bando dell'ANCI con AI, perché molto spesso le persone non sanno che quei rifiuti che vanno a buttare di nascosto in un fosso o vicino ai bidoni delle isole ecologiche possono essere ritirati a casa facendo una telefonata gratuitamente.
Quindi ci prendiamo anche un pochino di responsabilità noi nel cercare di educare le persone e informare correttamente le persone sulle giuste modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti, con la speranza che alcune cose accadano. In più, più di una volta ci è capitato di agire direttamente con degli interventi sul territorio. Abbiamo trovato delle buste nere, ad esempio, le abbiamo aperte e abbiamo trovato delle bollette con il destinatario, quindi abbiamo chiamato direttamente il cittadino e in alcuni casi è scattata necessariamente anche una denuncia presso la locale stazione dei carabinieri. Oltre questo voglio anticipare una cosa che avevo già detto un po' di tempo fa: ci doteremo a breve di fototrappole. Quelle fototrappole mimetiche sono delle telecamere mimetiche che si mettono sugli alberi, sui pali. Non, per legge non è obbligatorio dire che sono in quella posizione lì, per far sì che qualcuno prima o poi ci casca e si incomincia un attimino a capire che l'ambiente è qualcosa che va rispettato e che si rischia molto. Vice Sindaco, permettimi di interromperti un attimo. Proprio forse oggi il TG3 ha detto che Chiaromonte, se non sbaglio, sono partite questi meccanismi, insomma, elettronici che permettono di poter registrare le cose. L'ha fatto Chiaromonte, l'ha fatto Senise, diversi comuni in Italia l'hanno fatto. È giusto e importante però far sì che non si sappia la posizione, altrimenti perde la sua funzione. Oltre questo è stato attivato un controllo costante, continuo, sul contratto della raccolta differenziata del servizio di gestione igiene ambientale. Noi in un anno, alla ditta che ha appena finito il servizio e ha lasciato, diciamo, il servizio il 2 luglio, abbiamo applicato oltre 26.000 euro di penalità. Penalità che vengono applicate non chiedendogli i soldi, ma gliele detraiamo direttamente dai fondi che dobbiamo dargli ogni mese. Questo ha consentito anche un minimo abbassamento della quota Tari generale. Ovviamente io vorrei evitare di applicare le penali perché vuol dire che il servizio non è andato bene. Però anche su questo stiamo attenti, anche se c'è da dire che è un ambito così ampio, così difficile, e soprattutto manca il personale sul territorio per poter controllare. Noi abbiamo una rete viaria enorme, un territorio enorme, ci sono zone in cui ci sono sversamenti di rifiuti continui, sulle quali magari nel breve termine puoi fare poco. Però ci proviamo e ci stiamo attivando quanto più possibile. Vincenzo, facci capire una cosa prima di passare il microfono oltre. Quando vai su Facebook, no, e vedi una foto di un cittadino di Latronico, magari, ecco, appunto un sacchetto buttato, no? E magari poi sotto c'è scritto: vergogna, l'amministrazione comunale dorme, vergogna. Tu che pensi? Nei primi 10 secondi che pensi? Se si può dire. Non si può dire, non si può dire. Però poi i secondi successivi al decimo mi attivo per cercare di recuperare. Alle volte mi arrabbio un po' perché sembra quasi strumentale. In realtà, se una persona veramente segnala qualcosa, lo segnala anche in maniera pubblica, però dicendo attenzione, c'è quella cosa lì, noi siamo ben felici di intervenire nei limiti delle nostre possibilità. Se poi un sacchetto lasciato da tizio diventa colpa dell'amministrazione, la vedo un po', per me non è un ragionamento molto logico, però lo accettiamo. Ecco, allora sicuramente ritorneremo su questo tema, magari ci saranno proprio i cittadini a fare delle domande in maniera specifica. Io vorrei passare il microfono al sindaco perché gli chiedo una supplenza in questo momento, nel senso che se ci fosse stato l'assessore Suanno gli avremmo chiesto un po' alcune, le avremmo fatto una domanda un po' sui lavori pubblici, no? Sulla delega che il sindaco ha affidato a Jim. Ovviamente il sindaco sovraintende a tutto il lavoro del governo cittadino, quindi gli chiediamo a Fausto De Maria un po' di farci il punto sulle opere pubbliche, sui lavori pubblici magari in corso e in quelli che magari si faranno da qui a qualche mese. Prego. Allora, soltanto per riprendere una cosa, ne approfitto, sull'argomento di prima che tu hai quasi citato. Voglio dire ai cittadini che proprio in questi giorni al Comune si stanno raccogliendo le firme per una proposta di legge per inserire di nuovo l'educazione civica nella scuola. Quindi invito tutti a firmare, perché è importante partire dalle scuole proprio per evitare quello che diceva il vice sindaco. Quindi ognuno può andare a firmare all'ufficio anagrafe
c'è questa proposta di legge, come ANCI puntiamo a raccogliere un bel numero di firme così il governo potrà far sua questa proposta di legge. Per quanto riguarda i lavori pubblici, ci sono lavori pubblici che abbiamo già avuto il finanziamento, che abbiamo delle scadenze e che dobbiamo subito appaltare. Alcuni sono due bandi che abbiamo vinto sull'agricoltura, quando riguarda il campetto Zia Maria Rosa ad Agromonte, che viene quasi completato, e dell'ennesimo impianto sportivo che finiamo, e quindi molti impianti sportivi sull'Atronico li abbiamo sistemati, e in più riguarda il sentiero dalle cascate fino al Monte Alpi, che guarda tutti i sentieri e la segnaletica per fare un punto turistico e arrivare al Monte Alpi. Questi sono i due che già sono stati appaltati. Poi abbiamo avuto un finanziamento sulla scuola ad Agromonte Magnano per il completamento, è in corso un finanziamento grosso dal Ministero per quanto riguarda il liceo scientifico, dove oggi c'è il liceo scientifico perché manca l'efficientamento termico ed energetico, il cappotto proprio per essere preciso, e in più abbiamo grossi lavori che purtroppo sono sospesi perché in questo momento stiamo aspettando, siamo legati alle difficoltà che ci sono state da parte della Regione Basilicata. Uno è un consolidamento che già la Regione sta dando l'affidamento su Agromonte 1.000 e 1.000.000, un altro è sull'Atronico Centro dove c'è un problema grosso di una frana che c'è sempre stata storica, la zona del monastero, e lì precisamente c'è anche una piccola stradina che si chiama Via Montanara, già da noi contabilizzata, però la Regione ha approvato il bilancio 2 mesi fa. In questo momento sta approvando i capitoli e a breve dovrebbe, che purtroppo anche essendo un intervento di piccolo di 30.000 euro, però non possiamo farlo noi già sapendo che abbiamo la Regione che ci darà i fondi, quindi per questo motivo siamo rimasti bloccati un anno. Quello e insieme a quello l'altro riguarda la piazzetta a Calda, dove già vedete che purtroppo ci sono grossi movimenti franosi, lì a Calda riguarda tutta la piazzetta, la raccolta delle acque e il rifacimento della strada, perché è la stessa cosa, purtroppo anche lì stiamo aspettando che la Regione, dopo che abbia approvato finalmente con la parifica che tutti quanti vedete per televisione sul TG3, rimetti i fondi sulla 51 e quindi noi possiamo utilizzare, che siamo i primi progetti che già ci hanno mandato la lettera, però non ci hanno dato materialmente i fondi. Oltre questo, sui lavori pubblici, mo mi stava succedendo in questi giorni c'è la mensa, che stiamo facendo i lavori della mensa, a settembre inaugureremo la mensa con la cucina finalmente all'Atronico, grazie a un finanziamento sia da parte della Regione e una quota nostra del Comune, quindi finiamo pure questo capitolo. Poi abbiamo fatto una cosa bellissima che è piaciuta e ci ha dato anche una grossa promozione, abbiamo fatto un concorso idea grazie alle terme che hanno messo un premio di 3.000 euro sulla rotatoria che giù vedete all'ingresso di Latronico. L'idea è quella di fare il simbolo di Latronico, la città del benessere, tra 21 lavori che nei prossimi giorni mostreremo alle terme con una mostra. Ha vinto un architetto di Lauria, che poi erano anonimi i lavori, quindi in cui viene rappresentato da due mani dove scorre l'acqua. Abbiamo già messo i fondi a disposizione, saranno 30.000 euro per realizzare queste due mani e quindi crediamo che entro novembre si realizzerà anche questa opera. Oltre è stato finanziato, lo dico pure ai più anziani perché sono quelli che me lo chiedono di più, abbiamo avuto 200.000 euro per sistemare delle strade rurali abbandonate da anni, mi riferisco ai Schitelli, zona Pargo, con questi 200.000 euro finalmente riusciremo a mettere a posto anche delle strade abbandonate proprio e si possono utilizzare per quello, perché sì, era un finanziamento per strade rurali. Però la cosa principale, che non ci nascondiamo, il più grande lavoro su cui Latronico sta aspettando e che penso che ognuno di voi gli viene, perché qua si dice i russi, no? La domanda classica è i russi, e si capisce anche il perché qualsiasi lavoro pubblico che si inserisce, che è importante, non è che non è importante,
però è un lavoro pubblico che, come sempre, come ogni volta, come c'è. Ma la cosa che può cambiare la Tronico è quella che aspetta l'intervento da parte di privati per la ristrutturazione dei 3 alberghi. Allora, io voglio essere chiaro, lo ripeto fino all'infinito, perché molte volte mi capita questa domanda. Dici, ma i russi se ne sono andati, i russi non ci sono più, i russi sono passati troppo tempo, i russi arrivano a piedi, i russi non hanno nessuna colpa. I russi, per essere preciso, nel 2012 hanno deciso di acquistare i 3 alberghi. Nel 2013 hanno acquistato i primi 2 alberghi con la firma davanti al notaio, perché l'acquisizione degli alberghi ufficialmente c'è quando vai a firmare dal notaio, ok? Nel 2014, perché loro volevano anche l'altro albergo per fare dei pacchetti turistici, perché volevano 150 camere, quindi la sicurezza aveva 150 camere, cose che ho già raccontato qua. L'altro albergo era stato preso da un altro privato, quindi hanno dovuto attendere più di un anno. Nel 2014, fine 2014, hanno firmato l'altra acquisizione davanti al notaio dell'altro albergo. Hanno presentato i 2 progetti nel 2015, 2 progetti presentati al comune, come fa qualsiasi cittadino. L'hanno presentato i 2 progetti che hanno, sono di 13 milioni uno e 14 milioni gli altri 2 alberghi. Quindi sono 2 progetti di 2 staff tecnici diversi, tutti e 2 presentati, uno aprile 2015, l'altro maggio-giugno 2015. Il primo, dopo 2 anni e mezzo, è riuscito ad avere il primo permesso a costruire, dopo 2 anni e mezzo di burocrazia, il che non mi spaventa, perché è una zona molto vincolata la Tronico, soprattutto le terme. Voi pensate, lì c'è il vincolo idrogeologico, c'è il vincolo idrominerario, proprio perché ci sono le terme. Quindi, con una grande fatica, perché siamo stati sempre col fiato sul collo, in 2 anni e mezzo il primo sarebbe quel Cessini, hanno avuto il primo permesso a costruire. Il secondo, abbiamo avuto problemi con i pareri geologici, abbiamo perso più di un anno proprio per i pareri geologici, perché hanno dovuto fare ulteriori sondaggi. Hanno avuto il permesso a costruire, lo stanno ritirando in questi giorni, perché noi gli abbiamo mandato, come qualsiasi privato, la richiesta di pagare gli oneri e i costi di costruzione. Il primo progetto l'hanno pagato già quasi un anno fa, hanno già pagato il comune, adesso andranno a pagare, già me l'hanno mandato le polizze in questi giorni, gli altri oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. Come tutti i cittadini che vogliono costruire una propria abitazione, che vogliono... Certamente parliamo di oneri di urbanizzazione, di costruzione, che si parla di 220... Cioè il comune, dopo tutta questa operazione, dovrebbe incassare 220.000 euro dal primo progetto e altri 200.000 euro dall'altro progetto. Quindi solo il comune, da tutta l'operazione dei lavori, dovrebbe ricavare 400.000 euro. Oggi loro hanno pagato la prima rata, come pagano tutti i cittadini quando vengono a ritirare il primo permesso a costruire. Hanno pagato alla regione Basilicata, perché i soldi per acquistare gli alberghi non vanno al comune, li ha incassati la regione Basilicata, e io stesso sono andato a chiedere informazioni. L'ultima rata è stata pagata ultimamente di 20.000 euro, tutte 2 milioni di euro pagate e ratizzate in 4 anni. Quindi vi aggiungo pure, perché non dobbiamo nascondere niente, hanno fatto una richiesta, come fanno tutti gli imprenditori, di un contratto di programma a Invitalia, come fanno in tutta Italia, perché essendo un lavoro di 26 milioni di euro, chiedendo anche l'intervento giustamente del Ministero per una parte del finanziamento. E come tutti stanno aspettando anche loro il contratto di sviluppo che la Regione sta affrontando con Invitalia, come altre regioni già hanno anticipato i fondi, come è successo in Campania. Però, a prescindere da tutto questo, voglio chiarire, vi pare logico se uno, dopo che ha fatto tutto questo, ha pagato come un privato, paga anche gli oneri, perché quando uno paga gli oneri di urbanizzazione e i costi, si mette che ci sono delle scadenze, entro 3 anni bisogna fare i lavori,
Io penso che sarebbero dei pazzi, quindi per questo sono fiducioso e neanche sono in condizione di dirlo, anche se io lo faccio lo stesso, di dire quando iniziate i lavori. È chiaro che se domani mattina iniziassero i lavori sarei la prima persona più contenta. Io sono fiducioso che inizieranno i lavori quest'anno e ne sono sicuro, perché sono dei termini precisi e quindi inizieranno i lavori. Credo che un privato che abbia messo tutto questo in campo lo farà, e penso che sia la cosa più importante su cui l'Atronico non è che c'è da pensarci, è obbligato a sperarci, perché non è che ci sia un'alternativa. Anche perché, lo ripeto all'infinito, quelle strutture sono già di proprietà loro, e quindi l'unica cosa che, già infatti penso nei primi lavori che faranno, saranno le demolizioni, proprio per... Quindi sia la trovi che l'intera area non fa altro che aspettare questo. Ecco, magari sindaco ritorneremo su questo argomento, tra l'altro magari anche per presentare l'importante iniziativa che ci sarà a fine agosto. Ricordiamolo, siamo nel 25esimo della operatività, dell'inizio della operatività delle attività, ecco, delle terme di Latronico, e per fine mese e si prospetta un bel momento, insomma, di confronto con tutti gli attori, chiaramente quelli che sono in vita, perché sappiamo purtroppo che alcuni, ahimè, non ci sono più, e quindi sarà anche un momento importante anche per fare il punto sul presente, ma anche per provare a raccontare quello che è successo in tutti questi anni. Proseguiamo, poi recupereremo questo argomento, che ovviamente è l'argomento principale, non perché le altre questioni siano secondarie, ma si capisce come sia un punto nodale, come siano un punto nodale le terme di Latronico. Rosita la banca, io ho due immagini di Rosita: la prima, felicissima con Giuliana Desio l'anno scorso, perché davvero ha dato lustro alle attività, insomma, ecco, culturali della città di Latronico, e ha dato lustro anche alle terme di Latronico, perché poi una bella consuetudine che ha l'amministrazione comunale è quella di far visitare, no, i vari personaggi che vengono qui a Latronico, le terme, e quindi anche quasi a creare una sorta di farli diventare un po' ambasciatori, no? Insomma, che ho delle terme a queste personalità. E dicevo, la prima immagine è questa, quindi un momento felice, e poi un'immagine da brigantessa, no? In uno spettacolo che tu hai fatto. Allora, assessore, ti chiedo, forse anche un po' provocatoriamente, quanto c'è di te di brigantessa nel fare l'amministratrice comunale, brigantessa nel senso di essere, no, vitale, dinamica, attiva e operativa? E poi, se magari ci fai brevemente il punto su cosa sta succedendo a Latronico in questo periodo particolare. Sappiamo ci sono tante attività, tante iniziative, la gente come le sta frequentando questi eventi, ecco, se ci puoi fare anche aggiungici un po' di pepe, no? Magari qualche cosa che non va, qualcosa che può essere registrata meglio, prego. Buonasera a tutti. Quanto c'è di brigantessa in me? Io dico che il mio atteggiamento e la mia personalità è quella, non è che la modifico in base alle mie, diciamo, attività, oppure in base alle mie deleghe. Cerco di essere sempre quella che sono stata e di comportarmi nel confronto soprattutto con gli altri amministratori per il mio paese, perché questo è lo spirito che ci ha spinto tutti a candidarci, fare del bene comune per il nostro paese, e quindi ci comportiamo in questo modo. Ho un carattere sicuramente particolare, questo lo riconosco, qualcuno mi chiama la sceriffa, qualcuno, però non fa niente, né mi offendo né nulla, fa parte del mio carattere, purtroppo, che per alcuni versi forse va bene, per alcuni altri no. Però siccome non siamo in confessionale, passerei direttamente, non so da dove iniziare. Volevo puntualizzare il bilancio comunale, cioè nel dire in modo semplice ai cittadini che
la difficoltà di Latronico, del comune di Latronico, ce l'hanno tutti gli altri comuni limitrofi, perché purtroppo ci sono state delle restrizioni da parte del governo centrale che è consistito nel fatto di restringere i trasferimenti dei fondi dallo Stato ai comuni. Non solo questo, parte del gettito dell'IMU è andato nelle casse statali. E poi ci sono sempre quei costi fissi, i cosiddetti costi incomprimibili, che non si possono ridurre, che sono quelli dei tributi, quelli del personale, tasse, utenze, eccetera, eccetera. E quindi partiamo da questo presupposto. Però qual è la strategia di noi amministratori? Qual è stata la nostra strategia? La strategia è stata quella di recuperare dei fondi extra tributari, diciamo così, partecipando a dei bandi, presentando progetti per cercare di fare quanto più possibile per questo paese. Una manna, che così possiamo chiamarla, caduta dal cielo per il nostro bilancio, è stato il recupero dell'ex cassa di Mezzogiorno per 130.000 euro, che ci ha permesso di fare più una programmazione di più cose, anche se piccole, però ce le ha permesse di fare. Parlo della videosorveglianza, dei defibrillatori, della rotatoria calda. Insomma, abbiamo cercato di distribuire questi fondi per fare delle cose utili al nostro territorio. Detto questo del bilancio, passo alla programmazione estiva degli eventi. Credo che con le poche risorse che abbiamo avuto, purtroppo è in ritardo perché ogni anno vengono approvate a fine luglio e quindi è difficile anche coordinare tutto il calendario con le associazioni, perché le date e trovare chi far venire. Quindi con i pochi fondi a disposizione, perché non vengono presi dal bilancio comunale ma ci vengono accordati dalla regione, abbiamo pensato di fare degli eventi un po' sparsi su tutto il territorio, quindi nelle frazioni, a Latronico, Centro, a Calda, abbiamo messo un po' in tutto il territorio. E io ringrazio pubblicamente le associazioni, perché veramente al volontariato bisognerebbe dare una medaglia d'oro, perché è difficoltoso, senza soldi, c'è un dispendio di energie non indifferente. Quindi le ringrazio per averci aiutato ad arricchire il nostro calendario. Però veramente è un calendario ricco di appuntamenti, un calendario per tutti i gusti. All'Atronico ci sarà Gene Gnocchi, questa è stata la nostra scelta quest'anno, il 23 agosto, ma non solo, ci sarà il pomeriggio per i bambini, perché l'anno scorso non avevamo messo niente, quest'anno abbiamo pensato anche alle famiglie per far passare un pomeriggio diverso, eccetera. Però la peculiarità è quello. Lo spettacolo su brigantaggio si farà, quest'anno ci sarà Anna Rita del Piano, che è una donna del sud, che farà anche un monologo nello spettacolo. È una donna che ha già parlato di brigantaggio, quindi secondo me è proprio idonea a quella manifestazione. Poi c'è pure Pino Aprile. Pino Aprile, l'incontro il 19 agosto, un meridionalista vero. E quindi anche un po' eccessivo alcune volte, per chi sì, dipende dai punti di vista. Insomma, questo. Poi c'è Sant'Egidio, ovviamente. Sant'Egidio che finirà con la. Però la cosa che volevo dire è che abbiamo intrapreso con la consigliera Gina Gioia un'idea sull'agricoltura, cioè trovare un prodotto agricolo anche all'Atronico. E attraverso una ricerca storica abbiamo scoperto che c'era il cece. E quindi abbiamo iniziato una serie di riunioni con delle persone chiedendo chi voleva iniziare a piantare questo cece, perché noi avevamo il seme antico nella banca dell'Alse a Rotonda. E oggi possiamo dire che l'Atronico avrà il suo valore aggiunto anche per l'agricoltura con il cece, perché siamo riusciti a realizzare 11 campi di cece.
e per noi è un risultato importantissimo, perché terreni ce ne sono tanti, erano pure incolti, quindi... a proposito del prodotto agricolo, il 24 luglio è stato approvato anche la DECO, denominazione comunale d'origine, che appunto aiuta a migliorare e a valorizzare i nostri prodotti agroalimentari tradizionali locali. Quindi a tutte le aziende che abbiamo, e le voglio ricordare qui in piazza, abbiamo l'allevamento di mucca podolica, l'agrocarne che si occupa di suini, la fattoria biologica che si occupa di formaggi, il biscotto a otto, abbiamo tante cose, quindi questo marchio noi speriamo che dia quella marcia in più per essere nostro, cioè che caratterizzi il nostro territorio. Ecco, cosa è successo qualche settimana fa? Leggevo un po' sui giornali, su Facebook, sulla denominazione dei salami, della salsiccia in particolare, lucanica, se non sbaglio, ecco, sì, avete seguito la vicenda? Sì, il sindaco, anch'io, però è meglio che... Sì. Qualche anno fa c'è stata una questione perché Picerno è andata avanti sul fatto di attestarsi sulla denominazione lucanica, e quindi anche la nostra, diciamo, i nostri prodotti che poi riproduce l'agrocarne su da anni e fa proprio il prodotto lucanica, è iniziata una questione che noi pure abbiamo sostenuto, perché in fin dei conti la lucanica, poi anche storicamente nei libri che Gigi Giordano fa sempre nelle storie, si riporta che la lucanica è presente all'atronico già negli anni, molti anni antichi. Ma Egidio Giordano è impegnato in un'altra triade di 600 pagine. Tra l'altro, diciamolo, noi abbiamo Albino Rossi tra il pubblico, che il 17, no, facciamo solo questo spot, il 17 mattina presenta il suo nuovo libro, la sede probabilmente al museo ma ancora non è definita, e quindi facciamo gli auguri ad Albino Rossi per questa nuova fatica editoriale. Pina Parisi, pubblica istruzione, ma tutto quello che c'è intorno all'educazione probabilmente anche dei ragazzi di Latronico, abbiamo seguito anche dei progetti che sono stati portati avanti, uno molto bello fatto, che ha avuto un momento di conclusione nel cinema con degli attori di Roma, quando venne messa la pietra d'inciampo, se non vado errato. Ma più in generale, Pina, ecco un po' lo stato di salute di questo settore. Il sindaco parlava della mensa scolastica, che è un aspetto assai importante, ecco, e come ti stai muovendo? E poi in 20 secondi, è un tema nazionale, ma poi è anche un tema che poi, insomma, riguarda ogni famiglia anche di Latronico, questa questione dei vaccini, no? Questa confusione, io rimango spesso senza parole su questo tema, perché probabilmente sbaglio pure ad avere questo atteggiamento, però immaginare poi questi una classe di non vaccinati, una classe di vaccinati, cioè diventa una, e si gioca davvero sulla pelle dei bambini. Comunque, un tuo parere anche su questo, in coda al tuo intervento. Grazie Mario e buonasera a tutti voi. Non so come devo muovermi con questo microfono. Allora, sì, mi hai posto diverse domande, non so da dove cominciare. Preferisco cominciare dalla mensa, perché a parte il fatto tecnico che già il sindaco ha spiegato, sono iniziati i lavori per la nuova sede. E di questo, diciamo, ne ha parlato il sindaco, quindi non voglio dilungarmi su questo. Voglio soprattutto dire che per quanto riguarda la discussione, preparazione di quello che c'è stato dietro per questo nuovo bando per la mensa, noi abbiamo visto la collaborazione di molti cittadini, e di questo io ne sono veramente molto contenta, perché è stato costituito un comitato mensa con la presenza di genitori e di tutti gli ordini di scuola e anche degli insegnanti, e questo comitato ha funzionato. Non ce l'aspettavamo, perché gli incontri sono stati diversi durante l'inverno,
ma fortunatamente poi c'è stata la volontà da parte di tutti di far funzionare questo comitato. Il comitato è nato soprattutto per confrontarci. Noi avevamo proprio bisogno di sapere quali fossero le esigenze dei genitori, perché vivono in maniera più diretta il problema della mensa. Quindi ci siamo confrontati, ci siamo ascoltati, a volte ci siamo anche abbiamo anche un po' alzato i toni, però alla fine siamo arrivati ad un accordo, insomma. Quindi abbiamo puntato, siamo stati tutti d'accordo sul fatto di considerare il momento della mensa come un momento, non solo un momento, diciamo, di crescita, un momento importante per i ragazzi perché stanno insieme, ma deve essere anche un momento in cui i nostri bambini sappiamo che quello che mangiano sia è qualcosa di sano. E quindi l'idea è stata proprio quella di puntare, di eliminare le stoviglie di plastica, e quindi di puntare su questo, insomma, eliminando la plastica che sappiamo che è dannosa. Quindi tutti quanti sono stati concordi su questa decisione. Poi il resto, vabbè, sono cose molto più tecniche, ma la cosa importante che io voglio dire è che c'è stata questa collaborazione, questo incontro con i cittadini, che è veramente fondamentale, perché un amministratore non può lavorare da solo, non può stare chiuso e lontano da tutta la cittadinanza, quindi i contatti devono essere frequenti, sono importanti. E poi abbiamo lavorato con la scuola, abbiamo fatto un progetto che è stato un progetto molto ampio, è partito dall'idea di attivare un progetto di cittadinanza proprio attiva, di attenzione a tutte le parti più deboli della nostra popolazione. E quindi abbiamo cercato di coinvolgere anche gli immigrati del centro SPRAR, abbiamo coinvolto anche le fasce più anziane, e sono nati così piano piano attorno a questo grande progetto poi tanti percorsi. Uno è stato quello della giornata della celebrazione della giornata della memoria, e in piazza, lo dico anche per i latronichesi che non vivono a Latronico, che arrivano soltanto poi in questo periodo, in piazza è stata posta la pietra d'inciampo in memoria proprio delle vittime, di tutte le vittime della Shoah. Questo è stato fatto il 27 gennaio, e che è la giornata della celebrazione appunto delle vittime della Shoah. E intorno a questo poi abbiamo lavorato con tutte le scolaresche, tutte le classi, sia della scuola media che della scuola primaria, ed è stato anche un po' faticoso perché voi sapete che la nostra scuola è dislocata su due plessi, quello di Agromonte e quello di Latronico, per cui garantire anche i trasporti, in questo l'amministrazione ha dovuto fare dei salti mortali. C'è il vicepreside qui che fa dei gesti con la testa, poi mi piacerebbe sentire anche dal pubblico magari qualcosa. E sono stati veramente fatti grossi sacrifici, perché è difficile organizzare il trasporto per i tanti eventi che poi sono stati fatti, ma gli eventi sono importanti perché uniscono, perché hanno dato la possibilità a tutti i ragazzi di incontrarsi, di vedersi e di stare a contatto anche con le generazioni più grandi. Abbiamo fatto un corso di scambio intergenerazionale, che è stato all'inizio un esperimento, non pensavamo che poi piacesse tanto a tutti quelli che hanno aderito. Io vedo qua proprio tante amiche, tante nonne, che noi abbiamo chiamato nonne amichevolmente, soltanto perché appartengono a una certa fascia d'età. Il corso ha coinvolto queste nonne, nonni e i ragazzi delle scuole medie.
in uno scambio. Lo scambio è stato quello di apprendere, i nonni hanno appreso dai ragazzi l'uso del computer, l'uso delle nuove tecnologie, e i ragazzi a loro volta hanno appreso dai nonni le tecniche dei vecchi mestieri, quindi è stata un'esperienza veramente piacevole, una veramente costruttiva. I ragazzi sono rimasti contentissimi, credo anche i nonni, che sono anche qui presenti, credo che abbiano fatto una bella esperienza. E l'altra domanda era sui vaccini. Io credo che si stia sfiorando proprio l'assurdo, perché io sono a favore delle vaccinazioni, dei vaccini, quindi secondo me ci deve essere molta più informazione, perché è proprio questo, è la disinformazione che crea poi queste paure, questi dubbi di fronte al fatto di dover vaccinare o meno il proprio figlio. E di creare poi l'assurdo è proprio quello di ascoltare queste proposte che portano a creare delle classi separate, delle classi. Questa è una cosa veramente terribile, che noi non dobbiamo assolutamente accettare. Si è fatto tanto per l'integrazione, si è fatto tanto per unire, e qua invece si vuole dividere a tutti i costi. Lo vediamo in tanti altri aspetti, in tanti altri ambiti. Questa è veramente una cosa molto grave, perché si rischia di riammalarsi, di far ammalare i nostri figli di malattie, diciamo, abbastanza serie, ma che col vaccino sono tenute sotto controllo, sono tenute a bada. E quindi è un'idea sbagliatissima. Io mi auguro che ci sia una forte resistenza a tutto questo. Perfetto così, Pina, solo però davvero velocissimamente, magari interviene pure il sindaco, due questioni che mi venivano in mente. La prima, mi pare che c'è un bel impegno per quanto riguarda l'aula magna della scuola, che diventerà sempre di più un luogo di ritrovo, insomma un luogo dove fare attività culturali, attività di spettacolo, ecco, magari se confermate questa intenzione. E poi una cosa alla quale il sindaco sa ci tengo in maniera particolare, perché quando ho ascoltato la storia di quel signore di Prato che è stato all'Atronico ed è stato salvato dai latronichesi, e lui per così in qualche misura per essere riconoscente appunto ai latronichesi ha dato tanto lavoro a tante famiglie di Latronico che sono andate a Prato, il sindaco diceva l'anno venturo lo faremo venire qui a Latronico. Ecco, se il sindaco solennemente può dire questa cosa, perché credo sarà davvero un momento davvero molto molto bello e molto significativo. Allora, per quanto riguarda la domanda che avevi fatto per gli spazi, Latronico ha bisogno di spazi. Oggi l'aula magna purtroppo creava disagi, perché era anche il refettorio della scuola. Finalmente con i lavori che facciamo un nuovo refettorio, l'aula magna si libera, quindi può diventare un altro posto dove noi potremmo investire per le attività teatrali, per le attività sociali. Mentre il centro di aggregazione sociale, che noi utilizziamo anche come sala consigliare, abbiamo un problema perché dobbiamo fare dei lavori di insonorizzazione. Abbiamo chiamato un tecnico che ci dovrebbe aiutare, e lì diventerà soltanto un posto dove poter presentare un libro, dove poter fare delle riunioni. Quindi finalmente Latronico si riappropria di spazi che in questi anni sono mancati. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, noi con la comunità di Prato in questi anni, poi anche per l'amicizia che io ho con il sindaco, siamo andati avanti. Io l'anno scorso ho partecipato alla festa patronale a Prato l'8 settembre e fui accolto in una piazza, la piazza più grande di Prato, dove c'erano tutti i cittadini di Prato. Immaginate che fu annunciato il comune di Latronico che passò con il gonfalone. Quando passai con il gonfalone nelle vie di Prato, tanta gente di Latronico che non viene da anni si emozionò, si commosse, mi veniva a abbracciare. C'è gente che non torna da 30-40 anni che sta a Prato.
E la storia è comprato, adesso vedo anche il già sindaco Albino Rossi, che insieme facemmo 3 anni fa questo gemellaggio comprato, facemmo un incontro nella sala consiliare, venimmo a scoprire, perché noi ci chiedemmo come mai la comunità di Latronico era andata tutta a Prato a lavorare. I figli di Nanni Cini, che era questo signore che fu confinato a Latronico e che fu salvato dai latronichesi perché era un ebreo, e i figli si commossero, ci raccontarono la storia, ci raccontarono ciò il papà che gli aveva raccontato. Io vorrei, e lo farò quest'anno, che loro vengano a raccontarlo qui alla comunità di Latronico, perché è giusto anche recuperare queste tracce storiche. E poi noi parliamo sempre di una città di 200.000 abitanti, non è che, quindi far mantenere anche me, il sindaco Biffoni, Matteo Misfotti, mi dice doppi cinesi ci sono i latronichesi, però è una cosa bella perché parliamo sempre di grosse comunità. Perfetto, grazie sindaco, davvero sarà una bella iniziativa sul filo dei ricordi, ma anche sul, diciamo, sulla qualità, insomma, ecco, della iniziativa. Allora, con Gina Gioia, la domanda che farò a Gina Gioia ci permette di aprire un attimo la parte politica, perché così concludiamo il primo giro. Non abbiamo parlato di servizi sociali, poi magari in coda recuperiamo questo aspetto, però dicevo, con Gina Gioia abbiamo la possibilità un po' di parlare di politica, perché io preavviso il sindaco che gli farò una domanda abbastanza particolare tra un po' di minuti. Però a Gina Gioia chiedo questo: noi abbiamo seguito le vicende della campagna elettorale, l'insediamento del nuovo consiglio comunale, e sappiamo, insomma, soprattutto in una prima fase, perché adesso vedo un po' di tranquillità, però in una prima fase il clima politico era assai acceso, e quando il clima politico è acceso, questa situazione si ribalta pari pari nel consiglio comunale, perché c'è più ostruzionismo, magari i toni sono più forti, magari c'è anche qualche polemica in più, e chi ne paga le conseguenze? È una, il sindaco sì, ma poi c'è un'altra persona che ne paga le conseguenze, e che il la presidente in questo caso del consiglio comunale, che deve un po' fare da arbitro, non un po', e dare ovviamente la possibilità a tutti di esprimersi, ma anche di tenere allo stesso tempo la barra dritta per fare in modo che il consiglio comunale proceda nel modo più regolare possibile. Allora ti chiediamo come hai vissuto la prima fase e come stai vivendo questo impegno da consigliere comunale speciale, no? In questo ruolo che deve anche un po' dialogare ovviamente con la minoranza. Prego. Buonasera a tutti, niente, insomma, è vero, io sto facendo un'esperienza, una bella esperienza. Sicuramente all'inizio non mi aspettavo che fosse così, cioè i toni fossero così accesi, e mi sono trovata in difficoltà perché sono una persona abbastanza tranquilla, diciamo, e che rispetta le persone e vorrebbe, insomma, mettere un po' tutti a loro agio in modo che possano esprimersi per poi giungere a una conclusione. Parto dal presupposto che chiunque si metta, quindi vive, decide di vivere questa esperienza, lo fa per il bene del paese, quindi non mi aspettavo che ci potessero essere dei contrasti anche su cose che pensavo fossero scontate, fossero, insomma, bisognasse raggiungere un accordo per il paese e per il benessere un po' di tutti. E forse in alcuni casi sono stata anche un po' troppo rigida, oppure poco rispettosa, nel senso che, nonostante diverse interrogazioni, non ho risposto, ma perché non mi sentivo di poter dare delle risposte, in quanto mi sembrava che il mio comportamento in aula fosse alquanto imparziale. Ho cercato sempre di rispettare chiunque volesse intervenire. Ora sì, è vero, i toni sono meno accesi, si è raggiunto una certa tranquillità, per cui si lavora
molto meglio. Devo dire che all'inizio forse ogni qualvolta c'era il consiglio mi sentivo veramente, stavo male perché non sapevo poi che cosa mi potesse aspettare, quali interventi, perché anche perché non padroneggiavo insomma il regolamento, non avendo avuto esperienze di questo tipo fino a questo momento. Però ora sì, diciamo, siamo un po' più tranquilli, stiamo lavorando, c'è un bel clima soprattutto tra i membri dell'amministrazione, insomma abbiamo degli intenti comuni, degli obiettivi, un programma che stiamo cercando di portare a termine, e naturalmente su cose importanti anche l'opposizione, ho visto che sta insomma dialogando con molta tranquillità. Ecco, penso anche il rapporto con la segreteria comunale è fondamentale nella gestione del consiglio. Com'è questo rapporto? Buono sicuramente? Sì, sicuramente buono. Diciamo che durante questo percorso abbiamo avuto un cambio di segretario, per cui diciamo che nella prima fase, proprio perché non c'era una esperienza pregressa, quindi è stata per lo più esplorativa, conoscitiva. Ora sicuramente diciamo che il rapporto è buono, e soprattutto abbiamo una persona su cui fare affidamento, c'è una persona che ci sostiene e ci dà insomma un supporto tecnico valido per poter andare avanti. Io penso che sì, il clima è ottimo, anche perché non siamo qui per alimentare il nostro ego, ma per fare il bene della comunità, per cui dobbiamo mettere da parte qualsiasi qualsiasi elemento personale per poi favorire il bene della comunità, come dicevo prima. Brevissimamente, un consiglio che daresti all'amministrazione comunale, come sono quando svolgono un consiglio comunale? Si accendono subito, fanno subito polemica, il sindaco cerca insomma di essere morbido e spigoloso? No, allora il sindaco è abbastanza morbido, diciamo che il suo ruolo politico lo svolge bene, nel senso che è un grande mediatore, quindi su questo diciamo più il vice sindaco è un po' fumantino, vero? È un attimino più preciso, diciamo, più rigoroso, e ci sta perché va a compensare in qualche modo l'aspetto mancante del sindaco, per cui si completano a vicenda, va bene così. Grazie Presidente del Consiglio Comunale. Adriano Iannibelli, lo sport, un incarico bello che ti mette al riparo dal, no, dicevamo le foto su Facebook sul sacchetto di immondizia, però è un settore importante perché ha a che fare con i giovani, anche con tante persone che hanno caratterizzato insomma, ecco, la vita sportiva, penso alla gloriosa società di calcio, a tanti giovani e meno giovani insomma, che hanno messo a disposizione molto tempo per affermare lo sport e poi per curare i giovani, no? nel corso delle generazioni. Ecco, come stai vivendo il tuo impegno? Allora, innanzitutto volevo ringraziare a chi si adopera per organizzare queste attività sportive, innanzitutto la squadra di calcio del Latronico, che porta in giro il nome di Latronico per tutta la Basilicata. Quest'anno si è scontrato con realtà come Rio Nero, Melfi, è stato un campionato molto, molto duro, che è riuscito alla fine ad avere la salvezza, rimanere in eccellenza. Ho saputo che si iscriverà di nuovo, perché c'erano dei problemi societari, si iscriverà di nuovo al campionato di eccellenza, e faccio in bocca al lupo per la futura stagione che si appresterà a vivere. È stato comunque un anno pieno di eventi sportivi. All'inizio abbiamo ospitato per la prima volta un raduno sezionale degli arbitri, in quanto io faccio parte della sezione di Molise,
Moliterno e abbiamo ospitato quest'anno a ottobre per la prima volta questo raduno precampionato. Abbiamo passato una giornata qui all'Atronico, abbiamo fatto i test atletici al campo sportivo e ringrazio la Polisportiva che ci ha messo a disposizione il campo e gli spogliatoi, e soprattutto perché aveva poi la partita il pomeriggio, e li ringrazio ancora. Poi c'è stato stesso il pomeriggio ad ottobre, abbiamo organizzato il Dono Day, abbiamo organizzato delle partite con dei comuni limitrofi, ha partecipato il comune di Episcopia, che ringrazio, gli amministratori del comune di Trecchina e di Rivello. Abbiamo raccolto i fondi per la Casa delle Stelle. Poi si è svolto il Memorial Giuseppe Auletta poco tempo fa a giugno, si è fatta la partita per l'integrazione con il centro SPAR. Mi scuso se ci sono stati dei malintesi con l'organizzazione, perché poi è stata posticipata la partita. Ultimamente abbiamo ospitato il Monopoli Calcio, una squadra di Lega Pro, già a livello professionistico, hanno svolto già delle partite ufficiali, hanno partecipato alla Team Cup, in quanto sono arrivati quinti l'anno scorso nel campionato di Lega Pro, e hanno partecipato comunque alla Team Cup, si è scontrata con il Piacenza vincendo comunque ai rigori, e purtroppo l'avventura è terminata con il Cittadella, sono andati lì a giocare, hanno perso 1-0, non sfigurando. In questi giorni stanno svolgendo manifestazioni sportive, tornei di calcio a 5, l'Agromonte, Alza Maria Rosa, sta quasi per terminare il torneo di calcio a 5, qui all'Atronico si stanno svolgendo tornei di ping pong, di calcio a 5 pure lo stesso. Sì, sono attività che si stanno svolgendo. Poi in questo periodo ho saputo pure che ad Agromonte creata una squadra di seconda categoria, si iscriverà al campionato di seconda categoria. Poi ci stanno due scuole calcio, una qua all'Atronico, una ad Agromonte, che ringrazio, che svolgono questa attività educando i propri ragazzini alla pratica sportiva e a comportarsi, stare insieme ad altra gente. Poi a breve partiranno dei lavori per completare la struttura sportiva ad Agromonte, a San Maria Rosa, e in più abbiamo partecipato a un altro bando per la realizzazione di degli spogliatoi, completiamo così la struttura con degli spogliatoi in modo da magari eventualmente un domani poterla dare in gestione a qualcuno, creando anche dei posti di lavoro. Perfetto, quindi come abbiamo avuto modo di ascoltare vi è una varietà, insomma, ecco, di iniziative, di soggetti che promuovono lo sport, e sappiamo quanto sia importante la promozione dello sport. Tante altre sarebbero le domande. Io voglio fare una domanda politica al sindaco e poi aprire il microfono nell'ultima parte di questa nostra conferenza. Allora, la domanda politica è questa. Sul sindaco di Atronico ci sono stati sempre i riflettori accesi, voi perché, insomma, sapete bene, è stato un renziano della prima ora, quindi ha seguito un po' tutta la vicenda di Renzi, e c'è stata questa affermazione importante a livello elettorale comunale che ha ulteriormente dato forza al sindaco. Chiaramente il sindaco è di un partito, il Partito Democratico, però sapete bene, sappiamo come questo partito si complichi la vita quotidiana. Allora, nel PD si alzano la mattina e dicono: beh, come ci dobbiamo complicare la vita, come dobbiamo perdere voti, come dobbiamo, parlo del livello nazionale in particolare, ma a livello regionale pure, insomma, manco
scherza. Però insomma, ecco, intorno a tutto questo c'è questa figura che è appunto il sindaco di Latronico, che molti vedono proiettato a breve su un palcoscenico diverso da quello comunale. Mi riferisco ovviamente al palcoscenico, ma il termine non è quello corretto, non è quello giusto, è regionale, perché come sappiamo tutti in autunno ci saranno le elezioni regionali. Allora chiediamo al sindaco, prima domanda, due o tre cose, quindi poi rispondi complessivamente, se tu stai accarezzando quest'idea, se sei, no, come si dice, no, sono a disposizione della squadra, no, si direbbe in questi casi, però vogliamo sapere se invece magari c'è qualcosa in più, o se invece non sei assolutamente interessato a questa tornata. E quindi questa è la prima domanda. Seconda domanda, un po' più politica, Renzi, io credo che insomma sei bravo a mascherare un po' alcune, però sicuramente avrai avuto insomma uno stato d'animo insomma complicato, come voglio dire, nei mesi scorsi. Mi riferisco un po' alla difficoltà che ha avuto Renzi, insomma alla caduta del suo governo. Ecco, come hai vissuto questa situazione, come la stai vivendo, soprattutto su questa doppia idea, no? Da un lato Renzi sbatte la porta e fa un altro partito, visto che ormai sembrerebbe l'EU al 2%, lo stesso Partito Democratico che si sgonfia giorno dopo giorno, o invece sei per un Renzi che magari ritorna in sella al suo partito. E poi terza domanda, un po' più delicata, ma sicuramente ci risponderai, un po' la vicenda Pittella, perché insomma non parlarne diventa un po' un'omissione. Noi sappiamo che i rapporti sono stati oscillanti, anzi devo dire la verità, proprio mi pare che nell'ultima parte c'era quasi stato un avvicinamento, anche alla luce di un incontro, insomma un incontro pubblico, non privato, quindi forse c'era un filo che si era, insomma un collegamento che si era riaperto. Ecco, ti chiedo e chiudo, e scusami se sono stato un po' disarticolato, un po' cosa pensi di questa vicenda, e se credi che Marcello possa avere ancora un futuro nella politica regionale. Diciamo che hai fatto una domanda un po' fuori dal campo amministrativo, è più una domanda personale e politica, in cui Vincenzo mi diceva ti devo fare una domanda, io me l'aspettavo, quindi diciamo che ho indovinato la domanda che... Allora, per quanto riguarda, poi cerco di rispondere tutte e tre in modo veloce e sintetico, perché se no altrimenti starei due ore qui. Io ho sostenuto Renzi nel 2012 perché Renzi era il rottamatore. Sono rimasto con Renzi il rottamatore. Poi negli anni, purtroppo, lui è diventato presidente del Consiglio e io non ero neanche tanto, ero uno di quei renziani forti di quel momento che non vedevano di buon occhio questa cosa, perché quello che noi avevamo paura, il timore, che poi è diventato. Cioè è diventata Renzi il rottamatore a Renzi il conservatore, quindi noi un po' siamo rimasti ai margini di queste io ho partecipato a Leopoldo, perché non nascondo che ci sono amici, oltre alla politica c'è pure un'amicizia, si capisce anche la presenza del sottosegretario Boschi, che fece 4 ore di strada per venire alla Tronica e darmi questo onore. E quindi oltre alla politica c'è anche un'amicizia. Oggi mi trovo, Renzi quando dice io ho sbagliato, dovevo rinnovare di più soprattutto al sud, mi dispiace, è troppo tardi, l'avessi fatto prima, forse noi ci saremmo stati noi i primi, oggi non so, io gli ho consigliato più di una volta di rifare una nuova proposta politica, perché ha ragione Dalimonte quando dice lui è troppo forte per trovare un altro leader nel PD, quindi non si troverà mai una figura perché c'è lui che è incombrante, è troppo debole per ritornare leader, quindi nel PD, lui e il PD oggi, questa è la difficoltà in cui vivono. Però non voglio legare la mia vita politica a Renzi, non l'ho legata prima, non l'ho legata adesso. Io, caro Mario,
ero il primo sindaco, ero l'unico sindaco che sosteneva Matteo Renzi nel 2012, ero contro chi ho poi salito subito sul carro, ma proprio perché condividevo quel momento di rottura e sono rimasto sempre tale. Io ho avuto le opportunità, le ho avute nel 2012 quando ero già in rottura col PD, avrei potuto, se Renzi in quel momento fosse andato da Bersani a dire ho perso le primarie, mi tocca il 40% dei parlamentari, io forse oggi mi dovevo candidare parlamentare, dove molti mi hanno detto hai perso quell'occasione, ma io in quel momento ero appena stato eletto sindaco di Latronico, erano 4 mesi, quindi non mi sono mai, l'ho fatto perché mi sentivo sul carico che su di me c'era quel fatto di avere una figura giovane e vedevano dentro di me in Basilicata come quella figura di rottura con questa classe dirigente che in quel momento ricopriva, e purtroppo, lo dico pure purtroppo, io lo posso dire, purtroppo oggi ancora ricopre questi ruoli importanti. Nel 2013 Renzi e Luca Lotti all'epoca mi chiesero addirittura di raccogliere i firme, di candidarmi alle primarie da governatore. Pochi lo sanno questa cosa. Noi abbiamo raccolto i firme, io ero candidato. La mattina, quando Pittella si candidò contro la corazza, io mi ritirai all'ultimo momento perché convinsi che non serviva la terza candidatura. Ma se il PD in quel momento avesse trovato una candidatura unica, io dovevo fare il candidato di rottura proprio per rappresentare quella parte che non si rivede in questa classe dirigente, ma rivedeva in un'alternativa, una proposta alternativa. Poi sappiamo le cose come sono andate. Sono diventati tutti renziani, io mi sono messo al margine, io oggi non ho voce in capitolo neanche nel PD, perché essendo anche una voce stimata, considerata, io l'anno scorso ho avuto difficoltà, non ero io che mi volevo candidare, anche all'assemblea del partito, quindi di che cosa c'è qui, ancora fino a poco tempo fa mi facevo un casino sulla testa, se ero del PD, se non ero del PD, quindi... Per questo non mi appassiona questa cosa, io continuo a fare quello che facevo, ero di rottura prima, condivido sempre quell'idea, non sono mai cambiato, e penso che non avevo bisogno, vedo molta gente dice ma che ci sta a fare il centro-sinistro, tu devi andare con la Lega, devi andare con i 5 Stelle, non è così la politica, anche essendo uno messo al margine, se uno crede nel centro-sinistro deve rimanere dov'è, perché gli uomini passano. Gli uomini passano, tutti passano, non è che io l'ho fatto nella mia vita, ho cambiato partito quando avevo 22 anni, la cosa più brutta che ho fatto, 2 anni sono stato in Forza Italia, non è che, però è stata la cosa più brutta della mia esperienza politica, perché quando uno crede in un, anche se non viene, si mette al margine, dice io non sono rappresentato, ma non è che può, oggi c'è la moda della Lega, siamo tutti della Lega, domani c'è la moda dei 5 Stelle, siamo tutti 5 Stelle, uno deve avere un'idea politica, la deve avere con coerenza, e quindi io con coerenza, anche se un friend oggi che non mi rappresenta, vedo rappresentare sempre delle cose come era nel 2012 ad oggi, io mi vedo in quella parte politica. Quindi tu mi dici adesso cosa farai, cosa non farai, cosa... Ad oggi, se le cose rimangono con la stessa proposta politica, in cui io vedo che il mio contributo non serve, quindi io posso entrare in campo, posso dare un contributo soltanto se sono non indispensabile, perché indispensabile è una parola, se posso essere speso per cambiare rotta, ma se io devo portare acqua al mulino, a un mulino che io non condivido, io mi sto fermo come sono stato fermo in questi anni, perché faccio benissimo il sindaco di Latronico. Quindi se c'è una nuova proposta politica di rottura, di cambiamento, di rinnovamento, si rifletterà, ma ad oggi sta in politica come... Sul presidente Pittella, io con Marcello che tengo un rapporto vecchio, non, c'è stato sempre amore e odio, io lo dico, l'ho detto per lui, siamo sembrati sempre come degli amanti, perché dovevamo vederci nascosti, purtroppo, quella aveva la moglie e io mi dovevo vedere nascosto, ho sofferto sempre questo negli anni, all'inizio ci siamo riusciti, poi a un certo punto la moglie ci ha scoperto e quindi tutti abbiamo dovuto, siamo arrivati all'ultima elezione, in una cosa bruttissima per la nostra comunità, per lui, e mi è dispiaciuto, cioè dispiaciuto attaccarlo, ma io
soprattutto io l'ho detto, non meritavo quello che poi una guerra proprio personale, addirittura un presidente che viene in quel modo viene a fare la lista, perché nessun paese l'ha fatto in questo, non penso neanche alla Uria, ma alla Troni in quel modo non doveva farlo, io non so perché l'ha fatta, ma poi in politica chiaro, non è che io posso permettermi di togliermi sfizi, perché chi amministra non deve togliersi sfizi, chi amministra deve amministrare il bene del proprio paese, anche in condizioni sbagliate. Quindi io dopo il 4 marzo che lui fece una riunione, glielo dissi. Dissi io dovrei essere contro il Presidente della Regione, perché per me pure un Presidente della Regione di Fratelli d'Italia è migliore di Marcello, perché oggi ho difficoltà istituzionalmente a parlare, a confrontarmi tra Comune e Regione Basilicata. Lui un po' l'aveva capita questa cosa. Siamo arrivati a una pace istituzionale, a un'intesa, perché io sono il sindaco di Latronic e lui è il presidente della regione, non è che possiamo passare questi anni a farci la guerra, non, anche perché qui facciamo come i polli di Renzi, qui il paese ha bisogno uno dell'altro, tutte e due di unirsi e di fare forze. Quindi mi è dispiaciuta questa vicenda che c'è stata, però ad oggi io glielo ho detto, io sono stato uno di quei sindaci che non ha firmato per la sua candidatura, ma non ha firmato per la sua candidatura perché, come ho detto anche altri, anche avendo pressioni, perché se io avessi firmato, che credibilità politica avrei avuto io e avrebbe avuto lui? Cioè non serviva né a me e né a stesso a lui, perché in quel momento c'è gente che non ci avrebbe capito. Cioè se noi politicamente siamo in la pensiamo diversamente, non posso oggi io condividere, chiaro che poi se lui non so adesso il momento, perché adesso non si capisce niente, è una situazione veramente di incertezza, però se lui diventava il candidato presidente della regione, io devo prendere atto che lui era il candidato presidente, ma non ero io a dover sostenere la sua candidatura. Ecco perché io sono stato uno dei pochi sindaci a non firmare per la sua, con molta realtà, realtà. Poi uno può essere leale, però non si cambia idea in base alla convenienza, perché poi può diventare il contrario, perché oggi ti può andare pure bene, ma domani mattina io credo che in politica la credibilità è difficile recuperarla, cioè averla. Per averla ci vuole tanto, devi lavorare giorno per giorno, per perderla ci vuole poco. Allora io credo molto che non è che per forza uno deve fare politica, preferisco essere corretto ed essere chiaro nelle mie proposte, anche come è successo in questi anni, perché non ti nascondo, io compromessi in questi anni, e questo lo posso dire, non ne ho mai fatti. Perché io, se volevo una mia ambizione personale, raggiungere una scorciatoia personale, ero in condizione di raggiungere qualsiasi compromesso, voi capite, era amico diretto del Presidente del Consiglio, tutti renziani, immaginate se io non ne ho voluto, cioè io ho fatto un percorso lineare, tu stesso sai che dopo il 4 dicembre non ho risparmiato critiche alla classe dirigente del PD, che si è nascosta dietro Renzi, ma non è altro che il partito peggio di quando c'era Renzi, quindi non sempre è dichiarato, cioè Renzi non ha fatto altro che poi diventare il Bersani che era l'altro, ma non so se ha capito, se ha sbagliato, non abbiamo parlato prima, però io continuo ad essere questo, perché credo che nel centro-sinistra, che nei comuni, in tanti posti, la politica ha bisogno di cambiare, perché se non si rinnova il modo di far politica, sarà la gente a rinnovare la classe dirigente. Il centro-sinistra ha perso Potenza, ha perso Matera, ha perso le nostre città, sono successe cose che in Basilicata nessuno, perché è inutile banalizzare il fatto che si è perso in Basilicata, come in tutta, in Basilicata non si era mai persi. Anche quando Berlusconi vinceva tutte le regioni, il vento non aveva mai. Quindi anche nella regione Basilicata c'è un nuovo sentire politico, ci sono nuove classi dirigenti, ci sono un nuovo impegno civico, nuovo. Allora, una classe dirigente che pensa di auto salvarsi sempre, di auto mettersi a pensare sempre a chi fai tu, che faccio io, non funziona più. Allora, se questa classe dirigente lo capisce, è bene, se no rischia di essere buttata fuori dagli elettori.
Perfetto, allora il sindaco ha risposto bene, la finestra è mezza aperta, mi è parso, magari non proprio il portone, ma diciamo la finestra è mezza aperta, quindi insomma voglio dire, se ci fosse una linea nazionale che magari intende insomma recuperare anche un po' i renziani della prima ora, probabilmente, ecco, Fausto chissà, potrebbe essere candidato alle prossime regionali. Allora, forse con un po' di ritardo ci scusiamo, diamo il microfono a chi ne fa richiesta. In verità questa parte è sempre, prego, questa parte è anche un po' complicata perché non sempre c'è il volontario, no? come quando si andava alle interrogazioni a scuola, no? Un volontario, ed era difficile trovare il volontario, però all'Atronico mi pare pure l'altra volta fu lo stesso volontario, quindi prego. Buonasera. Allora, quanto abbiamo potuto notare, gli amministratori con le esplicitazioni che ci hanno fatto, le cose vanno tutte bene, funziona tutto, e mi verrebbe da rodarli con quella frase di Francesca Paola, mi prese di costor pensier sì forte che come vedi ancora non mi abbandona. Fate un applauso almeno. Mi verrebbe, ho detto, perché c'è una cosa che voglio ricordare al sindaco. Siccome io abito in un'abitazione adiacente a via Montanara, di cui ha parlato il sindaco poco fa, e via Montanara, quando piove fortissimo, che succede? Si inondano i locali sottostanti alle case. Allora, è un problema di somma urgenza. A questo punto io direi, no, per esperienza che mi deriva dal lavoro che ho svolto, ho visto tante volte che finanziamenti di lavori, per esempio io lavoravo ad Acerenza, facevamo il collettore delle acque eccetera, e c'era l'ente appaltante, era l'ente irrigazione. L'ente irrigazione, arrivato a un certo punto, non poteva pagare i dipendenti. Allora che è successo? È successo che l'ente attingeva dal finanziamento dei lavori per pagare i dipendenti. E così, andando avanti, i lavori sono venuti, i soldi sono quasi finiti. Allora si facevano delle riunioni in prefettura per vedere a che punto stava l'ente, se aveva i soldi per pagare le imprese, eccetera, eccetera. A un certo momento arrivava un funzionario della prefettura. Io ho chiesto all'ingegnere, dopo due o tre incontri che avevano fatto e non arrivavano a concludere, posso venire, posso partecipare? Sì, vieni. Andato là in prefettura, la stessa cosa, c'era il commissario, che allora il commissario era l'ex senatore di Forza Italia, Egidio Luigi Ponzi, commissario dell'ente irrigazione. Ha detto, l'ente irrigazione non ha i soldi, le imprese avanzano i soldi, e il funzionario ha detto, allora mettiamo a verbale, facciamo un'altra verbale. Io mi sono alzato, ho detto, scusate, ma lei chi rappresenta qui in questo momento? Ho detto, quel funzionario, come? Chi rappresenta? Lui ci deve dire chi rappresenta, secondo me lei rappresenta il governo. Il Ministero dei Lavori ha stanziato dei fondi, ha dato questi fondi, allora deve chiedere all'ente irrigazione il finanziamento dei lavori, che fine ha fatto? Questa è la domanda da farsi. Allora questo dopo un po' ha detto, vabbè, allora il finanziamento che fine ha fatto? Cioè noi non potevamo pagare i dipendenti, abbiamo attinto dal finanziamento per pagare i dipendenti. E questo a un certo punto... gli ho detto io, questa appropriazione indebita, riferita al Ministero, lei è funzionario della Prefettura, riferisca al Ministero e recuperiamo i soldi per pagare le imprese. Si avvicinava Natale, è successo l'ira di Dio, mi hanno preso in braccio, salto a piazza Prefettura, perché io avevo, poi hanno subito sono uscito 800 milioni per ogni impresa, 5 imprese per Natale. Il collegamento con lui, volevo dire, tu hai detto che ci sta un finanziamento già in vostro possesso delle stradelle delle campagne. Allora, io volevo suggerirti di distrarre parte di questo finanziamento, termine tecnico,
registrare parte di questi finanziamenti, quei lavori là, e operare per il lavoro di somma urgenza che c'è da fare in via Montanara, perché adesso che arriva di nuovo l'inverno là, ci inondiamo di nuovo, i locali si inondano d'acqua, è pericoloso per le case e noi ci abitiamo dentro. Perfetto. Questo è quello. Grazie anche per essere stato il primo volontario. Prego. Salutiamo la Presidente perché oggi è il suo giorno. Buonasera. Dell'anniversario di matrimonio. Ah, auguri a nome della piazza. Allora, Peppino, tu parlavi di anni, non so, anni 80, anni 90, però erano anni belli, distrazioni di fondi erano anche, allora, capirai, distrazioni di fondi, non posso utilizzare quei fondi, anche perché quelli sono, dovrei anche appaltare i lavori, quindi non posso utilizzare quei soldi. Rimodulazione, ma nemmeno, perché quelle sono per... Allora io ti sto dicendo, e lo ripeto, io non sono intervenuto come comune, perché stiamo parlando di 30.000 euro, perché questo fondo, insieme a quello della piazzetta di Calda, è già la regione, ha fatto il sopralluogo, ha fatto la relazione, è nelle somme urgenti, proprio si chiamano somme urgenti, articolo 51 che utilizza la regione, la legge proprio 51 che utilizza la regione per finanziare i comuni sulle somme urgenti, perché i comuni non se lo possono permettere. Allora, io potrei fare una cosa, potevo 3 mesi fa, 4 mesi fa prendere 30.000 euro dal bilancio comunale e fare questi lavori, però capisci che un sindaco valuta, se lo l'avessi fatto avrei rinunciato a 30-40.000 euro del comune, con tutte le... quando sapevo che già stavo aspettando la regione Basilicata, con cui, con tutta l'incertezza che c'è stata, perché da un anno che sappiamo che doveva approvare il bilancio, poi c'è stata la parifica, cose che sentite anche al TG3, non è che... sapevo che prima o poi la regione doveva approvare il bilancio, quindi oggi io ho fatto questa valutazione, oggi la regione ha approvato il bilancio, hanno fatto pure la parifica, ora si tratta di settembre, che la giunta regionale dovrebbe finalmente mettere questi fondi per questa legge 51. Allora, a questo punto un sindaco si trova a fare questa valutazione, che faccio? Spendo dei miei fondi per 4-5 mesi o aspetto che so già che è finanziato? Questo è purtroppo il dilemma. Poi dobbiamo dire la verità, Peppi, non ce lo dobbiamo dire tutto, no? Non è che stiamo aspettando da tanti anni, non è che, voglio dire, sono questi 3 mesi, 6 mesi, questo è un problema di tantissimi anni, non è, è che già sappiamo che noi facciamo un intervento che non è neanche, voglio dire, risolutivo al 100%, aiuterà, ma non è che è risolutivo, quindi per questo io l'ho anticipato prima l'intervento, non è più che altro una questione di volontà, noi vorrei farlo pure domani mattina, però ho detto, si fa questa valutazione, io spero e penso che l'inverno prossimo non ci arriviamo, facciamo il lavoro, però quest'anno purtroppo abbiamo dovuto sopportare questa cosa, è un anno e mezzo che noi ci vediamo e parliamo sempre della stessa cosa, ma no, te l'ho detto. Nessuno poteva pensare un anno e mezzo fa che la regione Basilicata non approvava il bilancio. Questo posso. Tutti i comuni hanno avuto questa difficoltà, quindi nessuno purtroppo lo poteva immaginare. Perfetto, allora diciamo una mezza speranza c'è, forse anche più di mezza speranza. Allora, il microfono è sempre aperto, anche se siamo andati a finire un po' oltre il tempo, siamo nell'orario di cena. Non so se c'è qualche altro cittadino che vuol dire qualcosa o se invece diciamo così in maniera chiudiamo diciamo l'assemblea. Allora io direi, anche per toglierci dall'imbarazzo, io credo che sono state date tante informazioni molto utili, ecco forse sui servizi sociali non ne abbiamo parlato, però magari ci saranno varie occasioni. Io doverosamente lascio l'ultima parola al padrone di casa, al primo cittadino di Latronico, però gli vorrei chiedere questo: ma se la minoranza fosse disponibile ad un confronto pubblico tra l'amministrazione e la minoranza, voi sareste disponibili? E mi rispondi sì o no e poi chiudi tu stesso l'incontro. Come ha detto prima il Presidente del Consiglio Comunale, è passato un anno, però veramente sembra un'altra... I rapporti anche in Consiglio Comunale, voglio dire, sono cambiati.
noi venivamo l'anno scorso da una brutta campagna elettorale, molto combattuta, e ci sono stati dopo quei mesi un po' di, diciamo, delle conseguenze, quindi il tempo ha aiutato. Oggi c'è un confronto, devo riconoscere che l'opposizione anche nell'ultimo consiglio comunale ha avuto un comportamento corretto di confronto, quindi perché no, anzi noi siamo disposti, noi facciamo gli incontri così, quindi oggi poteva esserci anche qualcuno dell'opposizione a confrontarci, ma se qualcuno oltre il consiglio vorrebbe fare una cosa in piazza, non è che, l'ho detto, molto aiutato anche i rapporti. Oggi non c'è, e penso che sia la cosa più bella, non ci può essere l'odio, non, è una cosa, anche perché viviamo in un paese dove, io lo ripeto sempre, dove De Maria, Castellano, siamo tutti di passaggio, siamo a termine, cioè uno fa il sindaco, lo fa in un periodo, uno fa l'assessore, lo fa in un periodo, però l'esperienza, noi quest'anno andiamo a festeggiare 25 anni di Terme, e con i vecchi protagonisti inviteremo tutti quelli che ci sono stati. In questi 25 anni ci sono stati fallimenti, ci sono state cose buone, la storia ci deve insegnare. Negli anni passanti la cronaca ha avuto tante guerre, le guerre non aiutano mai né una parte e né un'altra, ma soprattutto non aiutano il paese, non aiutano. Allora io penso che possiamo avere anche una differenza di vedute, possiamo, ci può essere la competizione che fa parte della politica, non è che uno, però in certi posti, in certi momenti, essere scorretto può portare dei danni al proprio paese, cioè è inutile, dove i paesi riescono a confrontarsi, riescono anche a fare sintesi, a fare, quelli sono i paesi dove riescono a crescere. Mentre dove tu perdi le tue energie per fare anche futile guerre molte volte, non portano a niente. Io quindi penso che, devo dire, in un anno è cambiato tanto. Spero che quest'area pacifica aiuti di più il paese e che soprattutto non si perda, perché in questo momento abbiamo bisogno di tutti, non è che c'è qualcuno che dobbiamo, tutti possono dare da dove, nel posto che stanno, un contributo per la cronaca, quindi io penso che tutti quanti possiamo aiutare questa cosa. Ecco, c'è Pina che chiedeva velocemente la parola. Molto brevemente, io non voglio assolutamente invalidare quello che ha detto il sindaco. Effettivamente i rapporti sono cambiati, sono più sereni e quindi con maggiore serenità si riesce a lavorare anche meglio per il nostro paese. Noi siamo qua proprio per questo. Noi ci siamo messi in gioco e siamo a disposizione di tutti. Quindi non voglio ripetere assolutamente quello che è stato già detto, solo sottolineare che questi incontri sono stati fatti già nei vari rioni, nelle frazioni, perché è importante avere un contatto diretto con la gente, perché noi senza di voi non possiamo fare nulla. Quindi gli incontri sono stati positivi, anche se ce ne hanno cantate di tutti i colori in alcuni posti, ed è giusto che sia così, come mi sarebbe piaciuto vederlo anche in questa piazza stasera. Sinceramente lo dico, perché io sono una persona molto schietta, a volte anche molto troppo diretta. A me sarebbe piaciuto, forse noi abbiamo rubato un po' troppo tempo con i nostri interventi, perché il nostro amico il giornalista Lamboglia ci ha dato la parola, ci ha rivolto delle domande e quindi era d'obbligo rispondere. Però a me sarebbe piaciuto vedere qui sicuramente molta più gente, ma anche coloro che ci incontrano per strada e che ci fanno delle domande tutti i giorni, che ci anche contestano giustamente, perché questo era un momento pubblico, era un momento di confronto. Quale momento migliore, quale luogo migliore è quello della piazza? E lo dico senza assolutamente fare, senza nessun tono di polemica,
ma mi sarebbe piaciuto vedere anche qui l'opposizione. Mi sarebbe piaciuto proprio vederla qui a sottoporci delle domande, a chiederci dei chiarimenti, anche a contestarci, magari soprattutto a contestarci, però un confronto diretto, pubblico, penso che sia la cosa più civile e la cosa più, diciamo, che ci auguriamo che succeda in futuro, proprio per distendere i rapporti e per lavorare meglio tutti insieme per il bene di tutti quanti. Grazie, buonasera. Ecco, grazie a te, e magari la prossima volta fare la seconda parte diventa la prima e viceversa, in maniera tale che così daremo maggiore possibilità a chi così ci ascolta di intervenire. Davvero l'ultimissima domanda, sindaco, tu dicevi per la fine del mese vi sarà quindi la possibilità di potersi confrontare con la storia delle terme, e quindi qui alla citavi Boccia, no, per dire giusto un nome che molti conoscono, quindi ci saranno un po' le persone che hanno caratterizzato un po' la storia del complesso termale. Ti faccio una domanda, io provocatoria probabilmente, non so, io ho una sensazione, no, pensando a questi personaggi che hanno caratterizzato la questione delle terme, ma un po' la questione più in generale della politica latronichese, ho la sensazione che, sindaco, forse Giglio Mitidieri sia stato dimenticato troppo in fretta a Latronico, hai questa sensazione? Ma sulle terme, un protagonista che non potrà esserci, che è il più importante, è il dottor Romeo Pozzo. Su questo perché se le terme sono nate e sono nate in quel modo, bisogna dare veramente gli sforzi sulla storia delle terme. Di 25 anni, io di quello che ho ascoltato, che ero ragazzo, ero 15-16 anni, però mi può anche aggiungere Alpino Rossi, che ne sa più di me, quindi c'è stato sempre uno scontro sulle terme. Io quando mi riferivo agli scontri mi riferivo soprattutto alle terme. Il prezzo più caro l'ha pagato le terme, perché sono partiti in ritardo. Se non ricordo male, quando furono inaugurati, non furono inaugurati con un consenso politico a un animo, quello che mi è stato raccontato. Quindi voglio dire, ci sono stati sempre questi scontri che non hanno fatto mai bene. È chiaro che noi dalla storia non dobbiamo ripetere gli errori. Tu mi dici la figura di Giglio Mitidieri, io posso dire, l'ho conosciuto, sono stato a suo fianco, bisogna riconoscere doti politiche di mediatore, e quindi molte volte riusciva anche a superare dei momenti in cui il dibattito era forte, perché alcuni momenti c'era bisogno proprio di questo, ci sono alcune situazioni in cui bisogna fermarsi e dire, ma poi alla fine a cosa serve questo litigio? Io personalmente con Egidio avevo avuto anche degli scontri, ho detto prima, ho avuto uno scontro, ci siamo rincontrati, quindi era una persona che riuscivi a dialogare anche con il nemico, questo bisogna riconoscerlo, sapeva dialogare con il nemico come con l'amico. Questa è una cosa che è importante in politica, perché come dicevo prima, molte volte stravincere non porta bene, cioè stravincere non porta bene. Bisogna anche saper dialogare anche con quello che tu pensi che non possa, perché essere uniti e condividere delle questioni, come in questo caso sono le terme, può portare solo del bene, perché se ripetiamo quello che è successo negli anni passati, significa veramente ritornare a fare sempre gli stessi errori. Bene, allora io direi davvero di chiudere qui. Io ringrazio innanzitutto il pubblico che ci ha ascoltato fino a questo momento, ringraziamo l'amministrazione comunale, anche gli amministratori assenti ovviamente per motivi contingenti, ma sicuramente presenti idealmente. Siamo al 12°, questo diventa il 13°, questo è il 12°, quindi ci rincontreremo sicuramente
al 13° incontro, che è un numero per la cabala, è un numero particolare, quindi chissà che magari nel 13° incontro succederà qualche cosa di particolare. Sto scherzando ovviamente, speriamo ci siano tante belle novità e ci siano, e ci sia anche un po' di pepe, assolutamente, un po' di confronto che fa bene, perché la maggioranza lavora bene se la minoranza la pungola quotidianamente. Grazie a tutti e buonasera, grazie.